Ciao, qui Liprandi ed il fratellone è tornato dall'edicola con una gradita sorpresa. Abbiamo un assaggio degli Skeletosaurus di Jedis, è una collezione di dinosauri mostruosi che per metà lasciano intravedere all'interno uno scheletro fosforescente che potremo costruire, quindi c'è un sacco di gioco in queste bustine. Il prezzo di ogni fascicoletto con bustina allegata è di 4,90€. Questo è il fascicoletto di Jedis Play and Fun. All'interno troviamo articoli vari sull'alimentazione, curiosità sugli animali, sull'archeologia, insomma, ce n'è un po' di tutto e informazioni anche su qualche cosa di molto di buono da mangiare. Io vado matto per la torta di mele. Queste invece sono le nostre buste. Il fratellone ha preso le ultime tre, così l'edicolante gli ha anche dato l'espositore e abbiamo modo di mostrarvelo in video. Questa è la collezione, esistono 5 dinosauri diversi, nell'espositore però ci sono 8 bustine quando andate in edicola, quindi sì, è possibile trovare doppioni, decisamente, ma magari al tatto qualcosina riusciamo a riconoscere, anche se essendo da costruire non sarà così facile. Queste sono le nostre 3 buste, farò così, le aprirò tutte e poi fuori dal video assemblerò tutte e vi mostrerò il giocattolino pronto per evitare le solite goffaggini. Allora, apriamo la busta numero 1. Al tatto non saprei, troviamo, potrebbe essere Velociraptor, Mosasauro, T-Rex, Triceratopo, Ankylosauro. A occhi e croce quelli che preferisco io sono questi due, Ankylosauro e Triceratopo. Allora, via, apriamo la prima bustina, sì, abbiamo più di 3 anni, quindi possiamo procedere. Wow, abbiamo trovato l'Ankylosauro, che era proprio uno dei miei preferiti, quindi sono molto contento. Belli, sono belli colorati e molto molto divertenti sembrano. Sono veramente contento. Allora, questo è lo scheletrino, le zampette e questa è la sua testolina con i denti colorati. Quindi abbiamo applicazioni di pittura anche sullo scheletro. Ottimo. Mettiamo da parte perché se mi sfuglio poi le parti, se mi escono le parti degli scheletri non sarò più in grado di metterlo insieme. Seconda bustina. Allora, qui che abbiamo? Apriti, tra l'altro, va bene, scusatemi. Riprendo il discorso di prima, qui abbiamo le istruzioni, abbiamo un elenco delle parti, istruzioni per montare il nostro Mosasauro. Ankylosauro, scusate, ho detto Mosasauro, per sbaglio, per puro caso, e guardate un po', era una profezia, il Mosasauro è esattamente quello che ho trovato nella seconda bustina. Anche lui molto colorato, bello, mi piace molto. E guardate qui, tutti i denti con la lingua rossa colorata sullo scheletrino. Insomma, molto carino anche lui. 2 su 3 sono diverse, speriamo di non avere doppione al terzo tentativo. Triceratopo. Wow, è andata di lusso, è andata veramente di lusso. Penso che molti di voi avrebbero preferito T-Rex o Velociraptor. E invece vado matto per questi, sono molto contento, sì. Bene, allora, abbiamo qualcosina da montare. Poi ho portato una pilta molto molto speciale per provare la fosforescenza dei nostri nuovi scheletri. Prima di vederli completamente assemblati vi mostro gli scheletri, perché in alcuni casi per completare lo scheletro bisogna prima aggiungere parte della corazza esterna. Quindi vediamo subito, questo è il nostro scheletro di Ankylosauro. Gli scheletri sono in una plastica abbastanza flessibile, quindi non si spezzano subito, insomma c'è un po' di gioco. Non sono stampati con grandissima precisione, ma per lo più si riescono a montare senza problemi. In ogni caso, per carità, dopo un pochino più duro incastrare potete chiedere aiuto ai genitori. Eccolo qui il nostro Ankylosauro con le sue punte sulla schiena, la mazza in fondo alla coda e questo bel muso, mi piace molto. Qui abbiamo il Triceratopo che purtroppo non si regge in piedi perché ha una posa particolare a questa zampetta sollevata. Le corna ad esempio del Triceratopo dovremmo rimuoverle per mettere addosso il guscio esterno. E questo qui invece è lo scheletro del Mosasauro, semplicissimo, di grande effetto, molto carino. La sua lingua rossa gli dà veramente quel tocco in più. Bello, direi che possiamo anticipare il primo test di fosforescenza. Io ho qui la mia lucetta speciale, eccola qui. Diamo tutta la luce che possiamo ai nostri scheletri e poi spegniamo le lampade. Allora, via la prima. E adesso
abbiamo spento anche la seconda. Cosa succede quando spengo la lucetta speciale? Eccoli qui, ottimo, sì, sono di grande effetto. Ecco qui il nostro mosasauro, bello, bellissimo. Poi vediamo lo scheletro di triceratopo, sì, ed ecco qui il nostro anchilosauro a distanza ravvicinata. Sì, sempre belli questi, questo, i giochini così, gli scheletri di dinosauro. Adesso mettiamoli dentro i loro gusci. Ed ecco i tre dinosauri, quindi anchilosauro, triceratopo e mosasauro. Beh, ad una prima occhiata, così a colpo d'occhio, sono molto molto carini. Forse in video noterete che gli incastri non sono tutti perfetti. Sono costruzioni queste, quindi per funzionare bene richiederebbero un'altissima precisione di stampa e purtroppo non è questo il caso. Quindi non vi consiglio di montarli e smontarli spesso, perché i pernetti dei gusci, che sono in plastica rigida, secondo me finirebbero per rompersi. In sostanza dovrete lottare un pochino per costruirli la prima volta, però il risultato comunque è divertente, e anche se ho dovuto adattare un pochino, magari flettere qui e là, il risultato sta insieme abbastanza. E l'unica parte che è rimasta un po' separata è qui sul mio anchilosauro, ma ad una prima occhiata questo non si nota. Quindi quello che vediamo in realtà è molto molto carino, senza dubbio. È bello che i denti che vediamo appartengano allo scheletro dentro, eppure si fondono bene con il resto del volto, del muso del nostro dinosauro. Qui abbiamo il triceratopo, ad esempio questo corno è difficile attaccarlo nel mio, una volta montato tutto quanto. Insomma, bisogna starci un po' attenti. Il risultato sicuramente è molto carino. Eccolo qui, non gli hanno colorato questi dettagli sulla sua corona, però i colori non mancano, è di un bel verde brillante. E anche qui... qui invece no, è diverso, i denti che vediamo da un lato fanno parte del guscio esterno e dall'altro anche, quindi ho detto una sciocchezza, però, e insomma è carino anche lui a vedersi. Ed ecco il mosasauro, questo è il suo profilo normale e questo invece è quello a raggi X, eccolo qua. Di nuovo questo forse è quello che alla fine sta insieme meglio dei tre che abbiamo noi, però sono sicuro che... questo possa variare da dinosauro a dinosauro, perché appunto la precisione non è ottima, quindi un mosasauro sarà stampato meglio, un altro un po' peggio e via dicendo. Nel complesso però sono più che giocabili, e a proposito di gioco direi che adesso li mettiamo dalla parte a raggi X e dobbiamo vedere come brillano al buio una volta completamente costruiti, perché è così che li vedremo nella nostra cameretta di notte. Allora li sto caricando con la mia lucetta speciale. Diamo loro tutta la luce che riusciamo e spegniamo. Ed eccoli qui. Sì, insomma, non sono il massimo da costruire perché la precisione non è ottima, ma guardate quanto sono divertenti i nostri scheletri di dinosauro attraverso questo guscio trasparente che fa quasi un effetto marino, come se fossero in acqua. Brillanti, molto molto divertenti. Bene, questi sono gli Skeletosaurus di Jedis, ne abbiamo 3 su 5, quindi un buon assaggio della collezione. Li troviamo in edicola, la bustina con il fascicoletto a 4,90€ l'uno, e in realtà per 4,90€ è un bel giochino. Purtroppo la parte del montaggio non è il massimo, non sono precisissimi come stampa, però in realtà alla fine stanno insieme bene come giocattolini e sono proprio divertenti. Molto colorati, mi piace come hanno stilizzato questi dinosauri senza renderli privi di dettagli, sono semplicemente un po' caricaturati. Bellissimo vedere lo scheletro in trasparenza e il fatto che brilli al buio, chiaramente è il grosso del divertimento. Molto divertenti, sono contento. Dunque, se il video vi è piaciuto potete cliccare qui su mi piace, se volete vedere un'infinità di altri video dedicati ai giocattoli, perché noi siamo grandi bambinoni, ne troverete un'infinità qui, cliccando sul bollino blu di Brandi ed iscrivendovi al nostro canale. Ciao!